Grazie a lei Presidente, grazie a lei collega per la domanda. Ripeto quello che ho detto alla stampa, la reazione di sdegno e di dolore per quanto abbiamo assistito e la confermo. Naturalmente la responsabilità penale e personale, come ben sapete, e quindi sarà compito dell'autorità giudiziaria accertare quelle relative. Vorrei dire che il problema della tortura, del reato di tortura, è un problema esclusivamente tecnico, nel senso che noi ci siamo adeguati alla Convenzione di New York ratificata con la legge 498-88, ma la Convenzione di New York, il reato di tortura così come è stato recepito, come è stato diciamo individuato dalla Convenzione di New York, presuppone il cosiddetto dolo specifico, cioè il trattamento violento, cattivo, deve essere inflitto al fine di ottenere un determinato risultato, mentre nella disciplina italiana è stato inteso come semplice dolo generico, cioè come semplice coscienza e volontà di commettere un determinato reato. Questo non significa affatto che noi stiamo sottovalutando il problema del trattamento che non può e non deve mai essere inflitto a nessun detenuto, sia per ragioni giuridiche, sia per ragioni costituzionali, sia per ragioni etiche, sia per ragioni umane. Significa soltanto che stiamo cercando di rimodulare quel determinato reato adeguandolo proprio alla Convenzione di New York affinché venga individuato come elemento strutturale soggettivo, si dice così nel diritto penale, non il dolo generico ma il dolo specifico. Detto questo, si tratta anche di vedere se si possa far coincidere il concetto di reato di tortura con il trattamento umano, inumano e degradante. Anche qui la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha in molte occasioni qualificato come trattamenti umani, inumani e degradanti e non come tortura gli eccessi nell'uso della forza da parte degli agenti di polizia nel corso di manifestazioni o altre operazioni di ordine pubblico. Ripeto, questo non significa minimamente che vi sia nessun indirizzo di giustificazione di comportamenti violenti. Si tratta semplicemente di rimodulazione di ordine tecnico, perché questo reato, così come è strutturato adesso, manca di quei caratteri di tipicità, tassatività e determinatezza che dovrebbero renderlo invece adeguato e coincidente con quella che è la Convenzione di New York. Grazie, Ministro.